Benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica M Sera. In questa puntata andiamo a conoscere un nuovo progetto della comunità Il Faro, Società Cooperativa Sociale di Macerata, il progetto ROAD, Ragazzi Oggi, Adulti Domani. Abbiamo con noi ospiti studio la coordinatrice del territorio ambito ATS 15 e membro del CDA, Beatrice Pini. Buonasera. Benvenuta. E Elena Cardinali, che è la project manager per l'ufficio Progetti, sì. progetti del Faro. Elena Cardinali, Buonasera, benvenuta. grazie. Dunque, abbiamo detto il Faro, società cooperativa sociale di Macerata. Iniziamo da Beatrice per ricordare questa realtà che ha oltre 30 anni, che cosa fa sul territorio e che cosa rappresenta oggi. Sì. La cooperativa Il Faro esiste sul territorio soprattutto di Macerata da oltre 30 anni. E è un, diciamo così, una multiservizi nel senso che si occupa di diverse utenze, diverse persone e diversi soggetti. Quindi iniziamo, ecco, a lavorare fin dall'infanzia con i giovani, con gli adolescenti e anche con gli anziani. Quindi diciamo così, collaboriamo sul territorio per affiancare tutti questi soggetti. E quello che facciamo è lavoriamo da sempre con i comuni, con gli appalti, quindi l'assistenza scolastica e domiciliare alla disabilità, lavoriamo con gli anziani nelle case di riposo ma anche a domicilio e quello che facciamo più di recente, diciamo da una decina d'anni, sono invece appunto le progettualità, i progetti, perché lavorando sul campo e quindi sul territorio ci siamo resi conto che possiamo capire realmente quali sono i bisogni appunto del territorio e captare quali potrebbero essere quelle azioni che possiamo mettere in campo appunto in piedi per raggiungere degli obiettivi e soddisfare questi bisogni. Quindi attraverso queste progettualità che mettiamo in piedi queste azioni. Con il sostegno di tutta la rete territoriale, quindi grazie ai comuni, ma anche agli ambiti, così come agli istituti scolastici, ma anche a diciamo, altre società anche private che investono su questi progetti e su queste nostre attività. Andiamo da Elena Cardinali, dunque progetto ROAD, Ragazzi Oggi, Adulti Sì. Domani, come nasce, qual è il primo obiettivo e a chi si rivolge? Allora, ROAD è un progetto che nasce, diciamo, da una progettualità precedente che è GOALS, è un progetto di 1 milione di euro finanziato dall'impresa sociale con i bambini di Roma, un progetto che abbiamo visto terminarsi adesso, proprio nel mese di settembre 2022, e che ci ha permesso di captare, un po' come diceva prima Beatrice, quelli che sono i bisogni dei territori e da lì capire che è necessario costruire un modello di intervento che sia strutturato e che sia in rete con tutti i soggetti del territorio, quindi pubblici, privati, in modo da creare un vero e proprio modello operativo replicabile nel tempo e in altri contesti, proprio per ricreare quella che citiamo spesso, ma a cui crediamo veramente tanto, è una comunità educante, attenta e sensibile alle esigenze dei giovani. E questo è quello un po' l'obiettivo a cui vuole tendere questo progetto ROAD, Ragazzi Oggi, Adulti Domani. ROAD si inserisce in questo calderone di progettualità in cui diciamo, partite un po' con il progetto GOALS che mira appunto a rendere i ragazzi dei soggetti attivi nel territorio, dei soggetti protagonisti della propria vita. E noi diciamo, ci poniamo un po' l'obiettivo di fornire loro gli strumenti per aiutarli ad ottenere questo obiettivo, quindi diciamo, a scegliere cosa è giusto per loro, cosa a compiere delle scelte consapevoli nella propria vita in base a quelle che sono le competenze, le capacità e i talenti di ciascuno. E quindi diciamo che ROAD in qualche modo si pone questo obiettivo nel concreto, andare a promuovere quello che è il benessere giovanile, rendendo questi ragazzi dei ragazzi dei soggetti proattivi e quindi di in qualche modo andare insieme a loro a contrastare tutto quello che è il problema del disagio giovanile, questo grande tema del disagio giovanile e soprattutto della dispersione scolastica. Infatti, i target del progetto sono i ragazzi dagli 11 ai 29 anni, e abbiamo pensato ovviamente in base al target delle attività strutturate in base alle loro competenze, in base alla loro età.
Abbiamo diciamo per il target delle scuole del secondario di primo e di secondo grado delle attività specifiche come l'aiuto allo studio, quindi iStudy, non è un semplice aiuto allo studio, ma è diciamo, un'azione che mira a fornire loro degli strumenti per apprendere qual è il metodo di studio migliore per se stessi in base a quelle che sono le proprie competenze, le proprie caratteristiche personali. E dall'altra un sostegno anche allo studio mirato al recupero di quelli che sono i debiti formativi e di quelle che sono le carenze legate alle materie oggetto di studio. Abbiamo ovviamente un servizio, diciamo, incluso in questo progettino ROAD, diciamo, SOS psicologico, si chiama un supporto supporto psicologico appunto, per i ragazzi, ma anche per i docenti e per i genitori, proprio perché pensiamo che questa presa in carico a 360 gradi sia necessaria. Diciamo molto importante anche l'azione di educativa di strada, On the Road, è un'azione che mira ad agganciare quelli che sono i ragazzi che in qualche modo sono a rischio dispersione, sono i ragazzi che non frequentano la scuola, che non frequentano i centri aggregazione pomeridiani e che spesso sono anche circondati da diciamo, amicizie non molto sane, non molto sì, sane per la loro crescita. E quindi con questo progetto, e questa è un'azione a cui teniamo parecchio, e anche le amministrazioni pubbliche, insomma, ci stanno puntando parecchio, è proprio l'obiettivo di agganciarli e di fare loro una proposta che sia calata sui loro anche interessi, sulle loro necessità. E da lì riproporre eventualmente altre attività in base a quelle che sono anche le loro maggiori difficoltà. E quindi questa è, diciamo, l'on the road. Sono ancora tantissime le attività, abbiamo tutto l'orientamento per i ragazzi delle scuole medie, quindi in uscita, e per la scelta delle scuole superiori, ma anche per l'uscita dalla scuola superiore e quindi diciamo, la scelta dell'università o la scelta direttamente di un lavoro. Perché il ROAD comunque è questo, è ragazzi oggi, adulti domani, quindi significa dare anche le capacità professionali a questi ragazzi per inserirsi nel mondo del lavoro, nel contesto lavorativo territoriale. Quindi davvero tanti obiettivi, come hai spiegato ampiamente, 11-29 anni, quindi anche un target molto ampio, per cui si parla, ecco, dalla scuola all'università e anche il mondo del lavoro. E, parlando di disagio giovanile, dunque, quali sono i disagi in queste fasce di età che avete intercettato anche dal vostro osservatorio maggiori? Sì, sicuramente abbiamo notato anche nel post-pandemia, quindi una difficoltà a ritornare un po' alla vita di prima, alla vita Esatto. al quotidiano, nell'uscita anche dalla fase di isolamento. E notiamo che spesso nei giovani c'è anche proprio questa fatica di ritornare a socializzare un po' come eravamo abituati nel pre-pandemia. Avete un numero minimo di persone che possono essere coinvolte nel progetto, minimo, massimo forse, Massimo. ecco, nel Sì, progetto allora riuscite quanti, ecco. a quantificarli, sicuramente abbiamo fatto una stima, considerando che andremo a lavorare in stretta sinergia con le scuole nei territori Sì. di Fermo, Civitanova e Macerata, ed ogni territorio ha agganciato già nel progetto due scuole, il numero che ci diciamo, auguriamo, ma che già stiamo raggiungendo Sì. perché abbiamo già iniziato delle attività, sicuramente è elevato, diciamo. Si parla di centinaia di ragazzi che agganceremo, che intercetteremo in qualche modo, anche se poi ovviamente i ragazzi che in qualche modo verranno presi in carico in maniera più stabile saranno sicuramente inferiori, perché comunque la progettualità nello specifico ROAD durerà un anno, quindi vedrà la sua fine per il prossimo agosto 2023. Ritorno da Beatrice, dunque per spiegare anche a chi ci sta seguendo come sarà attuato il progetto sul territorio.
Sì, noi quando parte un progetto, già nella scrittura, diciamo, agganciamo dei partner, appunto, no? Che sono sia i comuni che gli ambiti, quindi partner pubblici, istituzionali, che partner come le scuole. Quindi abbiamo agganciato per questo progetto, degli ISC, degli istituti, sia comprensivi che superiori, appunto, perché il target è 11-29, e quindi è nel dialogare con loro che abbiamo capito quali sono le loro esigenze e quindi quali di queste azioni hanno necessità che siano attuate nell'immediato, in questo anno di progetto. Quindi, per esempio, io coordinando l'ATS 15 ho diciamo, preso già contatti con l'Istituto Comprensivo Monti di Pollenza e il convitto Giacomo Leopardi qui di Macerata e attiveremo sicuramente l'aiuto allo studio, quindi più che altro un'attenzione all'acquisizione del metodo di studio, ci hanno richiesto. Attiveremo sicuramente il supporto psicologico perché Nella vostra sede del Faro, dove avverrà no, lo questo faremo aiuto? all'interno degli ISC, degli Ah, istituti, ci hanno ok. messo a disposizione un'aula e quindi avremo, insomma, forniremo noi il personale. Quindi noi abbiamo, diciamo, ormai da anni del personale formato sia per l'aiuto allo studio che professionisti come psicologi, appunto, o pedagogisti che mettiamo, diciamo, a disposizione degli istituti per attivare queste attività. Alcuni, ad esempio il convitto, ha già chiesto anche, è stato bellissimo, per diciamo, delle attività diverse in base alla classe, quindi la prima media, la seconda media e la terza media. Quindi nella prima media attiveremo un percorso di accoglienza, proprio perché comunque sono classi nuove e quindi in base alle esigenze da dicembre attiveremo un percorso di accoglienza. Nelle classi seconde, avendo molti extracomunitari, quindi problemi appunto di socializzazione e di creare inclusione, attiveremo un percorso di teatro e invece nelle scuole, nella classe terza media, ovviamente proprio per la scelta dell'istituto superiore, attiveremo invece un percorso di orientamento, quindi di scelta. Quindi ecco, già un po' sappiamo quello che andremo a realizzare, anche perché partirà già da dopodomani, tant'è che con il comune di Macerata attiveremo proprio per diciamo l'azione on the road un percorso di cineforum e cortometraggio, quindi attireremo un po', diciamo così, i ragazzi come dire, a fare il punto, a riflettere su alcune tematiche sociali inerenti ovviamente ai giovani, per esempio, non so, il bullismo piuttosto che problemi alimentari o altro, e oltre a vedere, visionare ovviamente dei film e a riflettere su questi, come dire, li porteremo a realizzare proprio un cortometraggio su queste tematiche e durerà tutto l'anno. Per quanto riguarda invece la parte più 20-29 anni, quindi anche l'idea di orientamento o al percorso di formazione o al lavoro, come diceva prima, come lavorerete? Allora, per la fascia quindi di ragazzi più grandi, dai 20 ai 29 anni, abbiamo previsto una serie di attività che vanno da uno sportello InfoJob, che sarebbe uno sportello che vuole in qualche modo avvicinare il mondo del lavoro ai giovani, cercando di in qualche modo fornire ai ragazzi tutte le informazioni e tutti gli strumenti per approcciarsi al mondo del lavoro. Quindi molto semplicemente aiuteremo a compilare un curriculum piuttosto che incontrare le realtà del territorio e costruire insieme un percorso di orientamento lavorativo finalizzato proprio all'inserimento nel mondo del lavoro. Poi sono previste due attività che sono molto, diciamo, a cui crediamo tanto, insieme anche al partner Imprendere della Confartigianato Macerata. Sono due azioni, una si chiama Made in Italy, è un'azione che prevede tra pochi mesi partiremo dei corsi di formazione professionalizzanti che mirano appunto a fornire queste capacità molto anche tecniche qualificanti per i giovani per spendersi poi nel contesto lavorativo. E partiranno nello specifico due corsi di formazione di questo tipo. E un altro invece si tratta di InWork, che sono dei corsi invece di avvio di startup, dei corsi di accompagnamento dei giovani che vogliono intraprendere questa strada, quindi la strada dell'autoimpresa.
dell'avvio di impresa. E quindi insieme ai partner locali, l'ho citato prima, Imprendere, nel Fermano avremo Vega Formazione, sempre partner del progetto, ci aiuteranno in qualche modo a identificare quelli che sono anche i docenti, le aziende che in qualche modo ecco, coinvolgeremo in queste azioni, perché comunque ci tengo a dire che sono azioni inserite nel territorio e che puntano a fare rete. I ragazzi che parteciperanno a questi corsi saranno ragazzi che al termine di questi corsi saranno già saranno spendibili nel mercato del lavoro territoriale, proprio per questa importante rete tra pubblico, privato, aziende, faro, e quindi ecco, l'idea è proprio quello di accompagnare questi giovani e di farli anche sentire meno soli magari e meno persi nella scelta di quello che è la loro professione della vita, la loro carriera. Beatrice, ecco, l'importanza di fare rete, imprese, sì, scuole, prima si parlava anche famiglie, quanto è importante e quanto è anche difficile, guardando in un orizzonte anche della stessa ambito 15. Sì, allora è difficile nel senso che comunque i soggetti sono tanti, però è necessario, perché noi, come dire, nel sociale bisogna lavorare molto sulla prevenzione, per evitare di arrivare a una soluzione che poi non è, diciamo, non è più una soluzione, ma è un tamponare e poi un problema. Bisogna lavorare sulla prevenzione, e questo è quello che ci permettono di fare i progetti, perché attraverso appunto l'instaurare questa rete tra pubblici e privati, e noi che lavoriamo comunque tutti i giorni nel sociale, riusciamo a lavorare con i giovani su delle problematiche che sono, diciamo, alla nascita, e quindi riusciamo a fare prevenzione su questo disagio giovanile. E quindi è molto 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 importante e necessario quando si lavora nel sociale. Una curiosità, prima parlava del metodo di studio, e quindi come, quanto è diffusa anche la difficoltà da parte degli studenti di trovare il proprio metodo e quindi anche vivere con serenità tutta la parte della formazione, dello studio, fin proprio anche a partire da 11 anni. Sì. Noi, lavorando un po' nel territorio, già dalla precedente progettualità, da GOLS, ci siamo resi conto che parlando soprattutto con i dirigenti scolastici, un grandissimo problema è quello del metodo di studio, che a volte forse viene anche sottovalutato, perché a volte si dà la colpa a tante questioni, caratteristiche, temperamenti del ragazzo, ma non si va mai ad analizzare quello che lo strumento che ha il ragazzo per poter apprendere, no? Le materie, gli argomenti scolastici. Quindi per noi è molto importante, soprattutto per i ragazzi delle scuole medie, anzi è un lavoro che bisognerebbe iniziare anche dalle scuole elementari, ce lo dicono gli stessi insegnanti. E ovviamente non sono io un'esperta in materia, ma quello che notiamo è proprio questo, che abbiamo visto dei grandissimi passi in avanti, delle grandissime conquiste da parte di ragazzi che in qualche modo venivano dati per così, non venivano valorizzati a sufficienza all'interno del contesto scolastico, perché per una serie di motivi, ma nel momento in cui si è dato loro la possibilità di avere degli strumenti e quindi un metodo calato sulla persona, calato sulle proprie caratteristiche, perché non c'è un metodo assoluto, anche lì corretto, giusto per tutti, ma è giusto ascoltare quelle che sono le esigenze di ciascuno, e quindi abbiamo visto dei grandissimi passi in avanti in dei ragazzi, e quindi questo ci ha motivato anche a continuare un lavoro del genere con le scuole. Siamo all'ultima riflessione, dunque progettazione fatta, quindi ormai operativi, sì. Che cosa vi aspettate, ecco, come ulteriore passo di crescita per voi anche come cooperativa, per dare risposta al territorio? Quello che ci aspettiamo è questo, già, nel senso che da parte degli ambiti, dei comuni e delle scuole ci sia come dire, questa risonanza, cioè nel capire che bisogna mettere al primo posto i giovani. Cioè, questo deve essere chiaro e deve essere il focus, no? Per tutti i soggetti che lavorano con questa fascia d'età. Quindi mettere al centro loro, quelle che sono le loro esigenze e anche i cambiamenti che hanno dovuto subire per via del Covid o di tutto quello che stiamo affrontando.
fino ad agosto 2023, dunque un progetto con quale diciamo cronoprogramma attese visto dal parte della project manager. Diciamo è così, abbiamo 12 mesi davanti, saranno 12 mesi intensi, vedremo un inizio e una fine di questo progetto, ma ci sono già tantissimi altri progetti che mirano a questo stesso obiettivo, quindi il protagonismo giovanile della dispersione scolastica e al disagio giovanile a cui stiamo diciamo partecipando e a cui ci auguriamo di ottenere dei risultati positivi. Quindi per noi ecco la speranza è quella sempre di continuare su questa strada e di, come diceva prima Beatrice, ricordarci sempre qual è l'obiettivo con cui lavoriamo e con cui scriviamo questi progetti, vinciamo questi progetti. La centralità veramente in questo caso dei ragazzi, comunque in generale della persona, quindi questo senz'altro. Grazie dunque ad Elena Cardinali e a Beatrice Pini. Grazie. Per questa intervista, grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.